È scattato dallo scorso 15 giugno e andrà avanti fino al 30 settembre 2019 lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, a sancirlo un apposito decreto emanato lo scorso 13 giugno dalla Giunta della Regione Campania, che impone il divieto assoluto di bruciare residui vegetali e forestali, punisce con sanzioni amministrative fino a 10.000 euro anche tutte le azioni, anche solo potenzialmente pericolose per l'innesco di incendi. Tutti i dettagli del decreto e anche le azioni messe in atto sono state presentate questa mattina in una conferenza del gruppo Carabinieri Forestale di Salerno, nel quale è stato sottolineato come in concomitanza con l'arrivo della stagione estiva l'innalzamento delle temperature e proporzionalmente la riduzione delle precipitazioni si ripropone il rischio degli incendi boschivi. Il 52% dell'intera superficie boscata della regione Campania si trova proprio in provincia di Salerno, che storicamente è un'area problematica sotto il profilo degli eventi d'incendio che hanno caratterizzato e rovinato negli anni scorsi aree del Parco Nazionale del Cilento, dell'Agro Nocerino Sarnese, della Costiera Amalfitana, territori dove si sono verificati anche disastrosi fenomeni di dissesto idrogeologico. Gli incendi interessano principalmente i boschi a macchia mediterranea e gli uliveto, ma le indagini hanno messo in evidenza che il 67% ha origine dolosa. Per questo l'arma territoriale dei carabinieri si è impegnata a porre in essere una serie di azioni per prevenire e reprimere tutti i reati relativi agli incendi boschivi, attuando uno specifico dispositivo di controllo che farà fede anche sull'attenzione e l'aiuto dei cittadini. I cittadini possono aiutarci in vario modo, soprattutto a tenere pulito i terreni e tutto ciò che potrebbe essere un potenziale innesco dell'incendio. E il cittadino può aiutarci soprattutto con una segnalazione immediata, segnalazione che può essere fatta alla sala operativa della Regione Campania o al 112 1515, che sono le centrali operative dei carabinieri. La nostra azione può essere supportata e corroborata dai cittadini e dalle associazioni che, sensibili a questo problema, possano avvistare e quindi segnalarci il fenomeno con sufficiente tempestività. Entrando nello specifico del dispositivo di controllo attuato dai carabinieri della forestale, si basa sull'analisi del rischio e della serialità degli eventi e prevede zone a maggior impatto nelle quali sono stati organizzati specifici servizi di vigilanza, anche grazie ad un maggior numero di militari, l'installazione di dispositivi di videosorveglianza e protocolli d'intesa con le associazioni di volontariato e i comandi dei carabinieri della forestale. Per il momento è un'estate tranquilla, grazie anche all'arrivo in ritardo del caldo. Una stagione positiva. Dicevo prima, chiaramente la componente meteorologica è fondamentale. Siamo a solo 32 incendi perché l'apparato vegetale è ancora verde e perché ha piovuto fino ai primi di giugno. Le previsioni, oltre alle previsioni meteo e quindi essere attenti a tutti i bollettini di previsione che la prefettura trasmette a tutti, dobbiamo considerare comunque il periodo che statisticamente è quello in cui il fenomeno ha una maggiore recrudescenza e quindi è luglio, agosto e i primi di settembre. Dobbiamo essere tutti molto attenti. Salerno è la seconda provincia in Italia e in particolare vediamo una recrudescenza del fenomeno nella zona del Cilento e dell'Agro Sarnese. È chiaro che su queste zone dobbiamo tutti fare uno sforzo maggiore per essere presenti, attenti, vigili e non parlo solo delle forze di polizia, ripeto, parlo di tutti, anche del cittadino che deve essere pronto a segnalarci qualsiasi movimento o segnale di fumo.